Ciao raga, benvenuti sul canale. Siamo su TFT sul PBE perché è stato introdotto un nuovo champ, ovvero Pantheon. Quindi oggi vedremo come funziona, com'è questa nuova unità di TFT. Siccome è un'unità di livello 5, non lo incontreremo fino al late game, ma ha delle caratteristiche veramente assurde questo Pantheon, quindi vi consiglio di rimanere con me fino alla fine del video così che vediate più o meno come funziona. Prima di andare nel vivo del gameplay, tanto questi sono i round con i minion, vi voglio ricordare che domani dalle 14:30 alle 18:30 vado live per la prima volta su Twitch. Vi lascio il link in descrizione. Andate, seguitemi, così insomma rimanete sempre aggiornati su quello che faccio, no? E per questo primo live ho in programma di giocare ovviamente League of Legends e TFT. Quindi domani, lunedì, dalle 14:30 alle 18:30 non mancate. Adesso, come vi dicevo, Pantheon è la nuova unità e è di livello 5. Che caratteristiche ha? Innanzitutto è un drago, dragone, non so come si dica in italiano, e guardiano contemporaneamente. Quindi sinergizza sia con gli shapeshifter. Shyvana è uno shapeshifter e un drago, quindi possiamo introdurlo nella comp shapeshifter o nelle comp con i guardiani, tipo nobili, glaciali, eccetera. Nobili per Leona, glaciali per Braum. E una delle sue caratteristiche principali è la sua ulti, che è fighissima, e la sua grandissima capacità difensiva, che ora vedrete. Allora, intanto, prima di arrivare a Pantheon, c'è ancora un po'. Vediamo cosa ho scelto di fare, le mie scelte nel game. Siccome sapevo che Pantheon poteva essere schierato con gli shapeshifter, non è una cosa che vi consiglio di fare nelle vostre ranked, ma in questo video volevo dimostrarvi com'era Pantheon e quindi l'ho voluto fare nel migliore dei modi, quindi cercando di inserirlo in una comp in cui poteva essere effettivamente efficace e non buttarlo, che ne so, in una comp di Gunslinger a caso. È meglio che abbia delle sinergie che lo aiutino, ok? E quindi per questo, siccome ho trovato sia Nidalee che Elise, ho scelto di virare verso una comp shapeshifter, ok? Mi sa che sentite anche voi le campane, ma spero che non diano troppo fastidio. Quindi la comp sarà una comp shapeshifter, perché? Perché c'è Shyvana e Shyvana è un drago, quindi drago più drago ci dà il bonus dei draghi, che li rende immuni quasi, gli dà tipo l'80-90% di resistenze agli attacchi magici, ok? Quindi a tutte le abilità di tutti i campioni. Perciò era una cosa intelligente forse da fare. In questo early game ho deciso di schierare tre cavalieri, così, per vedere come andava, e non è andata molto bene a memoria. Infatti credo che questo round lo perderò. E come vedete, io cerco sempre di avere due opzioni, ovvero in panchina sto tenendo sia i cavalieri in panchina in campo, sia i cavalieri che gli shapeshifter e gli wild, perché voglio sempre avere una cosa di riserva, una strategia di riserva nel caso la strategia principale non vada, ok? E quindi, come vedete, ho preso anche un nobile perché stavo pensando magari possiamo fare cavalieri nobili e inserire Leona e Pantheon come guardiani. Vi ripeto, non è quello che vi consiglio di fare, cioè non è che dovete costruire, dovete fissarvi sul fare una comp, dovete anzi vedere cosa vi dà il gioco e di lì costruire una comp, ok? È il contrario, partite da quello che avete e fate una comp, non cercate di forzare una comp. Io lo sto facendo solamente per provare Pantheon. E siccome siamo sul PBE, del rank sul PBE non mi importa granché, quindi possiamo farlo. Vi ricordo anche, vi dico anche che Pantheon arriverà sui server live fra un paio di settimane. Quindi se voi adesso accedete, ovviamente non lo trovate, però lo troverete presto. Lo troverete presto. Scusate, attacco questo perché. Ok. Adesso dovrebbe andare meglio. Il computer dovrebbe riuscire a reggere meglio il recording. E vi dicevo che arriverà fra 2 settimane. Quindi ancora non lo trovate. Ho preso anche Aatrox,
Perché una delle cose più importanti è cercare sempre di pensare al late game. Su TFT c'è una comp, cioè si gioca con una comp per l'early mid game, che poi o viene adattata o viene cambiata completamente per il late game. E l'adattamento, il cambiamento avviene quando troviamo delle unità di livello alto, che sono più forti di quelle che prendiamo nell'early game, ok? In questo caso io ho trovato Aatrox e ho pensato che poteva essere una buona unità per il mid late game, e quindi l'ho presa per quello, pensando al mid late game, perché Aatrox è un demone, così come Elise. Elise è una shapeshifter, il che mi consente comunque di continuare a fare shapeshifter draghi, sempre per giocare Pantheon. Però allo stesso tempo ho la possibilità di ampliare ai demoni. E un'unità demone forte è appunto Aatrox, ma c'è anche per il late game Brand. Quindi tenete sempre in considerazione queste cose. Quando trovate un'unità di livello alto, prendetela per cercare di capire cosa fare poi nel late game. Perché se andate nel late game con tutti i champion, con tutte unità di livello 1 e 2, al 90% perdete. E perdete forte. Quindi, se avete una comp, cercate di adattarla, magari sostituendo le unità, più deboli di livello 1 o 2 con le unità di livello 4 o 5. Oppure cambiate completamente comp. Se vedete che vi stanno arrivando parecchie unità, per esempio, che ne so, di una particolare classe origine, prendete quelle e sostituite tutta la comp piano piano, ok? Questo è una cosa che ho scoperto, tra virgolette, di recente, nel senso un paio di settimane fa, insomma. Siccome non gioco molto a Teamfight Tactics, questa cosa mi era un po' passata di. Era un po' passata in sordina, ma adesso nel main sono a gold 2 e sto rankando in maniera ottima. E spero di arrivare a plat, diamante, prima o poi, così che vi posso mostrare anche dei game nel mio main account di qualità molto alta. Nel frattempo, cosa è successo qua? Avete visto che ho preso Shyvana e ho deciso di schierare tre shapeshifter: Shyvana, Nidalee e Elise. E poi ho messo anche Warwick per attivare anche il bonus dei Wild. Questi tre shapeshifter sono stati massacrati, ma ci sta perché nell'early game non sono molto forti. E gli shapeshifter per funzionare hanno bisogno di trasformarsi. Se non si trasformano, quindi se vengono uccisi prima, non ha molto senso giocarli in generale. Allora, vedete che prendo un altro Aatrox. Scusate, un altro Aatrox. E ho anche livellato sia Nidalee che Darius. Ottimo aver livellato Nidalee, ma allora adesso faccio un cambio. Perché faccio un cambio? Perché nell'early game è più importante avere unità di livello 2 piuttosto che avere delle sinergie attive. Le sinergie in realtà subentrano, hanno un impatto molto più forte verso il late game piuttosto che nell'early game. Quindi nell'early game cercate di schierare unità di livello più alto, cioè che hanno più stelle. Nel late game invece puntate a valorizzare le vostre sinergie e vedrete che lo farò in questo game. Sostituirò delle unità, magari che erano argento, per mettere delle unità bronzo, sostituirò le unità argento con delle unità bronzo per attivare però delle sinergie importanti, ok? Quindi una sinergia oro o una sinergia argento al posto di nient'altro, ok? Va bene, allora qui abbiamo perso anche questo round e adesso siamo ai Krags. Ovviamente livellerò e credo che schiererò Garen, così ho anche il bonus dei cavalieri e ovviamente posiziono le unità. Come vedete, questo game io ho registrato prima il gameplay e adesso ci parlo sopra. Questo perché era notte, non potevo svegliare nessuno, quindi ho registrato il gameplay e adesso registro invece l'audio di mattina, ok? E allora, vabbè, ovviamente i Krags li salto un po', così che arriviamo più velocemente dove dobbiamo arrivare. Ok. Qui, come vedete, abbiamo perso un round. Il mio interesse è farvi vedere Pantheon, quindi salterò un po' di fight per farvi vedere, per arrivare al sodo, insomma. Allora, intanto cosa è successo alla mia comp? Vedete che ho schierato due cavalieri, due shapeshifter e due demoni, ovvero Aatrox e Elise. Ho scelto di fare questo,
Perché, come vi dicevo, nell'early game sono più forti le unità di livello 2 e quindi ho preferito schierare Aatrox piuttosto, e attivare il bonus dei demoni comunque, piuttosto che schierare Shyvana e attivare o Jayce e attivare il bonus degli shapeshifter. Sempre per quello che vi dicevo, nell'early e nel mid game è meglio schierare unità argento rispetto a privilegiare le sinergie, che invece devono essere privilegiate nel late game. Oh, vediamo intanto come va questo fight. Loro hanno da notare la build di Morgana è molto molto intelligente perché il Morello applica un burn, ok? Con la spell. E siccome la spell di Morgana è ad area, l'effetto burn viene applicato a tutti a tutte le unità colpite. Quindi, se avete Morgana, buildatelo perché è molto molto forte. Mentre se avete qualcuno che fa autoattacchi e volete bruciare, allora applicate il red buff, ok? Quindi il red buff è praticamente la versione del Morello per gli autoattacker. Quindi Graves e tutti i Gunslinger in generale. Con il red buff funzionano molto bene perché attaccando più unità contemporaneamente, che è il bonus dei Gunslinger, oppure la passiva di Graves. Riuscite a bruciare più nemici contemporaneamente. Allora, vediamo. Adesso siamo contro questa comp di Blade Master, che probabilmente che do dovrebbe sconfiggerci, credo, perché ha molte unità a livello 2 e sono anche abbastanza forti. E invece no, perché dal momento che gli shapeshifter si trasformano. Più o meno si vince l'incontro, più o meno. Allora, adesso qua c'è un carosello. E vediamo cosa succede al carosello. Ovviamente per i shapeshifter, per avere tutti i 6 shapeshifter ci vuole tanto tempo perché c'è Gnar, che è un'unità di livello 4, e Swain, che è un'unità di livello 5. Intanto però ho addocchiato Shyvana, che credo che prenderò. E a questo punto possiamo velocizzare un po'. Ho preso Shyvana effettivamente. E siccome adesso ho Shyvana di livello 2, ho deciso di schierarla e sacrificare il bonus dei cavalieri per avere 3 shapeshifter a livello 2, ok? In questo caso è molto importante schierare il terzo shapeshifter perché non solo dà il bonus a se stesso, ma aiuta tutti gli shapeshifter, tutti e 3. E il bonus bronzo dei shapeshifter è più forte del bonus bronzo dei cavalieri. E quindi l'ho schierato per questo. C'è una superiorità sia di unità, perché Shyvana è molto più forte di Garen, che di sinergia. Perché la sinergia bronzo degli shapeshifter è più forte della sinergia bronzo dei cavalieri. Ok, abbiamo vinto l'incontro. E adesso, come vedete, la mia comp si è un po' più stabilizzata rispetto a prima. E ho venduto molte delle unità inutili che avevo in panchina. E adesso, probabilmente, fra poco smaltirò tutti i cavalieri, ok? Allora, nel frattempo ho ancora Warwick che sto tenendo lì, in realtà non si sa perché, perché pensavo di attivare il bonus dei Wild con Nidalee, non pensando che in realtà Gnar, che è uno shapeshifter, è anche wild e quindi probabilmente avrei potuto semplicemente vendere Warwick e aspettare di trovare Gnar per attivare il bonus dei wild. Allora, loro sono molto forti, non credo che riuscirò a vincere, ma Shyvana si è trasformata e quando Shyvana si trasforma, raga, fa un sacco di danni. Guardate a destra la tabella di danni e vedete che sono danni molto molto alti, 2008, cioè ha fatto più del doppio dei danni rispetto al secondo champ con i danni più alti che era Nidalee. Quindi Shyvana è un'unità abbastanza forte per il mid game soprattutto. Per il late game un po' viene superata da altre unità, ma nel mid game è davvero davvero forte. Allora, qui abbiamo i lupetti, quindi andiamo un po' più veloce e vediamo cosa ci danno. Allora, vi porto un po' indietro. Ho buildato il Morello su di Aatrox, così che siccome la sua ulti fa danno ad area, riusciamo a bruciare più unità, ok? Con una sola ulti. Quindi l'ho fatto per quello.
E infatti è stato quello che ha fatto più danni in tutto il fight. Allora, adesso vediamo cosa succede. Finalmente ho trovato uno Gnar, e quindi già posso cominciare a pensare a una comp totalmente shapeshifter, visto che ne ho tre schierati e due in panchina, ovvero Jayce e Gnar. Il che significa che ho 5 shapeshifter su 6, il sesto Swain, che ovviamente arriverà più in là nel game perché è un'unità di livello 5. Come sapete, più si procede nel game, più si aumenta di livello, più riusciamo a trovare unità di livello alto, ok? Vediamo che anche l'avversario sta buildando shapeshifter perché ha sia Gnar che Elise, che Nidalee, che Shyvana, che Jayce. Lui è già con la comp shapeshifter più avanti rispetto a me, perché ha più unità schierate e più unità di livello 2 rispetto a me. Nonostante questo, sembra che io stia vincendo, ma credo che sia una questione di posizionamento de delle unità. E anche il fatto che ho il demone che ritarda la trasformazione di shapeshifter è probabilmente un motivo per cui sono riuscito a batterlo. Ok, ora vediamo cosa succede con il prossimo fight. Vado un po' avanti. E questo aveva. È quello che ha la Morgana di prima, che come dicevo fa tanto danno e mi sa che riuscirà a battermi. O no? Raga, guardate Shyvana. Io credo che. Ok. 3.005, il triplo dei danni di Nidalee, che è la seconda che fa più danni, quindi insomma. Allora, niente Pantheon purtroppo. Stavo sperando assolutamente di riuscire a trovare un Pantheon, ma non esce questo Pantheon. Ma non vi preoccupate, alla fine ce lo faccio. E avevo registrato un altro video in cui non riuscivo a prenderlo, ma un avversario ce l'aveva e quindi si poteva vedere come agiva. Però ho preferito registrare un altro video. E altri due video, a dir la verità, perché mi sono voluti due tentativi per riuscire a prenderlo e farvi vedere effettivamente usato da me come Pantheon, ok? Ho preferito fare questa cosa. Allora, andiamo un po' avanti. Io qua ho preso Gangplank semplicemente per la BF Sword che ho messo su Aatrox. Come vedete sto facendo anche molto bene economia perché ho 50 gold, quindi guadagno 5 di economia ogni fight. E ancora la comp è la stessa, siamo a livello 6, abbiamo due cavalieri, due demoni e tre shapeshifter. E vediamo come va il fight. Allora, i Gunslinger ci stanno facendo il culo. E infatti ci hanno battuto. Ma vabbè, ci sta. E adesso vediamo cosa succede. Probabilmente cercherò di livellare per schierare Warwick. Per attivare il bonus dei Wild, visto che ce l'ho già lì. Perché schierare qualcun altro, non so se abbia. Forse avrebbe senso anche schierare Gnar. Però vedete, sto livellando. È molto importante ricordarsi di livellare quando siete sopra i 50. Se siete sopra i 50 e guadagnate fino a 60 gold a incontro, ricordatevi di livellare ogni round, in modo che piano piano accumulate tanta esperienza e arrivate prima degli altri a livelli successivi. Adesso c'è un altro round e poi ci sono i Raptors. I Raptors li guarderemo velocemente. Questo è un round con gli shapeshifter. E lui ha Pantheon, vedete? Che adesso vedrete anche la ulti, che è la ulti di Pantheon. Salta e poi atterra facendo danno basato sulla salute massima, una percentuale della salute massima delle unità, di tutte le unità che colpisce, ok? Quindi fa tantissimo danno ad area. E questa è la sua prima caratteristica, quindi è un drago, è un guardiano e la sua ulti fa danno ad area basato sulla salute massima degli avversari, ok? Qualsiasi unità di
qualsiasi e non importa quante unità prenda, lui farà danno a tutte le unità colpite, ok? Allora, qua mi sa che... Ok, ho preso... perché c'è un certo punto che ho cominciato a rerollare un po' più aggressivamente per riuscire a prendere le unità che mi servivano. Non è questo il momento, probabilmente è dopo i Raptors. Ok, i Raptors ovviamente li abbiamo battuti e decido di... ovviamente ho anche livellato. E ho schierato Gnar perché al posto di Warwick, perché Gnar mi dà come Warwick il bonus dei wild, però è un'unità di livello 1. Ero un po' indeciso se schierarlo o meno. Alla fine non so cosa è successo. Ho schierato Warwick perché è un'unità di livello 2 e probabilmente ancora è più forte. Non è più forte, non so se è più forte rispetto a Gnar in realtà, però ho fatto questa scelta. Oh, scusate se ogni tanto frisa. Non so perché, ma il video non va eccessivamente bene, ma vabbè. E spero che comunque nel 90% del video si veda bene. L'abbiamo presa di santa ragione da questi Blade Master. Blade Master, Shapeshift, c'è un po' di tutto. È un po' un mischiaticcio. Demoni. Ok. Allora, abbiamo sicuramente l'opportunità di schierare Rengar di livello 2, che è ovviamente più forte rispetto a Warwick, e quindi schieriamo lui. Ed è sicuramente più forte di Gnar livello 1. Ci stiamo avvicinando a un'Elise livello 3, e infatti adesso riusciamo a prenderla, Elise livello 3, e poi continuo con Nidalee. E adesso mi sa che rerollo un po' di più per cercare di trovare le unità che mi servono. Ho trovato lo shapeshifter che è Swain, l'ultimo shapeshifter che mi serve. E credo che rerollerò un'altra volta e troverò un Jace, se non mi sbaglio. Non sono proprio sicuro. Nel frattempo qua stiamo perdendo un'altra volta. Eh sì, ho rerollato e ho trovato un Jace. Allora, perché ho scelto di rerollare? La scelta di rerollare è basata sul fatto che non ha più senso tenersi i soldi in banca se si comincia a perdere troppo. Perché se si perde troppo si rischia di morire con, non so, 60 gold in banca senza averli spesi. Quindi, quando vedete che iniziate a perdere di seguito più di una volta, allora lì quello è il momento di dire ok, rerollo e o vi fate un livello per schierare qualcun altro, e qui ragazzi c'è il cambio. O vi fate un livello per schierare qualcun altro, oppure vi... oppure schierate delle unità, cercate di arrivare all'argento o all'oro con le unità più forti che avete. Qui non so se avete visto, ho fatto il cambio. Ho tolto i cavalieri e ho preferito gli shapeshifter perché siamo nel mid late game e quindi è molto meglio avere una sinergia oro, tipo quella dei shapeshifter, che una sinergia bronzo come quella dei cavalieri. E quindi ho scelto di fare questa cosa qua. Ho schierato 6 shapeshifter al posto di 3 shapeshifter e 2 cavalieri, ok? E come vedrete, questa scelta pagherà. E non in questo preciso round, credo che questo round lo perderò, però vedrete che riuscirò a vincere i round successivi grazie a questi shapeshifter. Comunque lo perdo anche per poco, tra parentesi, il round. E vabbè, come vedete c'è anche un cambio sull'overtime, cioè quando c'è l'overtime adesso il gioco va più veloce per far finire prima il round. C'è un Pantheon e finalmente riesco, credo che questo sia il carosello in cui mi prendo il Pantheon, ok? Sì, ce lo faccio. E Pantheon, come vedete, è un'unità a livello 5 e credo che cercherò di schierarlo da subito perché... schierare Pantheon insieme a Shyvana mi dà il bonus dei draghi, ok? E il bonus dei draghi è molto molto forte perché li rende praticamente immuni dal danno magico. E una caratteristica assurda di Pantheon è che ha di base 120 di armatura. Considerate che tutti gli altri champ hanno tra 30 e 50, lui ha 120, ok? E vedete, è si è appena visto. È un drago e un guardiano e lo schiero al posto di Rengar. Quindi, considerando che Pantheon ha 120 di armatura di base
e che con il bonus dei draghi riceve praticamente l'immunità al danno magico, Pantheon già a livello 1, se avete i draghi, è un'unità schierabile perché ha un sacco di resistenze. Ha sia resistenza a danno fisico per l'armatura base che è molto molto alta, che grazie al bonus dei draghi, resistenza al danno magico. Vedete la ulti? Eccola qua. Ha praticamente shottato quasi tutti quando è arrivato. E è molto molto utile perché fa danni ad area ed oltretutto sono danni basati sulla salute massima. Quindi anche se l'avversario ha molte resistenze o tanto HP, riuscite a buttarlo giù. E quindi utilizzare Pantheon con i draghi è una strategia molto molto efficace perché vi consente appunto di renderlo immune al danno magico praticamente e avere tanta tanta resistenza anche al danno fisico. Vedete 120 di resistenza, 120 di armatura, che è tantissimo, e 80 d'attacco, che è tanto. Vedete che lui che gli altri hanno tutti 25, 30, lui ha 120. Shyvana ha 50, però comunque lui ha più del doppio dell'armatura rispetto a tutti gli altri. E a volte anche il triplo, quadruplo. È un valore d'armatura esagerato. Ok, ora come vedete siamo contro l'altro shape che sta facendo una comp shapeshifter. Vediamo come va. Credo che questa la per... Non è vero, questa la potremmo vincere in realtà. Il nostro Swain è ancora vivo. E ok, questa mi sa che l'abbiamo vinta e che abbiamo anche buttato fuori il signor Greenflowers. Esatto, perfetto. E adesso c'è il drago che ha una Dragon Claw, tra parentesi. Allora, vediamo cosa succede. Io credo... Intanto, saltiamo velocemente la parte del drago perché... Ovviamente riuscirò a sconfiggerlo e vediamo la cosa più interessante, ovvero a chi metto la Dragon Claw. Siccome i draghi ce l'hanno già, innanzitutto sto livellando per schierare un'altra unità che sarà ovviamente Rengar. E siccome i draghi hanno già la resistenza magica massima, la Dragon Claw la metto a Swain in modo che può resistere di più e fare un po' più danni. Quindi 6 shapeshifter, 2 draghi, 3 wild e 3 demoni per ora. E adesso siamo contro questo Zwendel che è quello che ha un po' di Blade Master, un po' di Shapeshift, ha una comp un po' varia, un po' di demoni. Ho la ulti di Pantheon, come vedete, è stata molto utile. Pantheon ha fatto quasi il danno più alto del game, 2002, ed è un'unità di livello 1. Quindi pensate a livello 2 o a livello 3 in realtà quanto può essere forte. Io ovviamente sto cercando compulsivamente di trovare Pantheon livello 2 o Swain livello 2, alternativamente. Vendo ovviamente lui. Rerollo un'altra volta perché spero di trovare questo cavolo di Pantheon livello 2, ma non lo trovo. Rerollo ancora e vedo un Ognar, quindi locco e dopo il prossimo round prenderò Ognar. Ok, adesso c'è il round, quindi non vado avanti. Vediamo come va il fight. Allora, Pantheon da notare che sta ultando, ulti, arriva e ragazzi, ha fatto un sacco di danno con la ulti, vedete già 2000 danni, solo con una ulti. Credo che anche la Shojin sia un buon item su di lui. Cioè, considerate che è un'unità di livello 2, di livello 1 scusate, di bronzo, ma di livello 5 e fa più danni di tutte le altre unità di livello 2 o 3 che ho schierate, a parte Shyvana che vabbè. Quindi rende, cioè, questo è per capire quanto effettivamente è forte. Rerollo, niente. Rerollo, c'è un Ugnar. E quindi vendo Swain, compro Ugnar e posso avere un Ugnar di livello 2. Ok? Quindi praticamente l'unica cosa che dovrei trovare adesso per perfezionare la comp è Swain di livello 2. Che è un po' difficile, ma si può fare. E comunque sono anche in una buona posizione perché mi sa che siamo rimasti in 3. Vediamo come va questo fight. Siamo contro i Blade Master. Scusate, contro i Gunslinger che sono molto molto forti. Perché ci sono anche molte unità di livello 3. Arriva Pantheon. Distrugge tutti con la sua ulti. Però non credo che sarà sufficiente per vincere il round. Purtroppo. Scusate questi mini freeze che vedete. Non so perché succedono.
E vabbè, abbiamo perso il round. E adesso dobbiamo scegliere. Allora, qui la scelta ovvia era prendere Kayle con la Shojin e metterla su Pantheon. Però volevo vedere com'era Pantheon livello 2. Quindi, per il video, è una cosa che vi sconsiglio di fare, ma per il video ho scelto di cercare di prendere Pantheon livello 2. Per Pantheon Argento. Per Pantheon Argento mi servono tre Pantheon, ce n'ho uno schierato, uno che è quello che ho appena preso e speravo di trovare il terzo. E vediamo se sono riuscito a trovarlo, perché ovviamente vedere in azione un Pantheon Argento sarebbe abbastanza interessante. Rerollo niente, rerollo niente, rerollo niente. Purtroppo ancora non abbiamo trovato questo Pantheon. Però abbiamo visto com'è in azione e veramente Pantheon di livello 1 è praticamente più forte della maggior parte delle unità di livello 2 e 3, specialmente se avete anche il bonus dei draghi. Quindi vi consiglio sempre di schierarlo anche a livello 1 se avete il bonus dei draghi, ok? Perché è molto molto forte, fa tanti danni. Adesso vediamo la sua ulti. Oddio, mi sa che è stato. Eccola qua, ok. Cioè, vedete, comunque riesce sempre ad essere quello che fa tra il danno più alto, più o meno tra i danni più alti del game, nonostante sia di livello 1. L'ho ripetuta mille volte sta cosa, ma è abbastanza importante. Allora, vediamo se riusciamo a trovarlo. Ho 9 HP, quindi sto per perdere. Purtroppo mi sa che no. Niente. Non lo troviamo. Andiamo un po' avanti per vedere come finisce il game. Ci stiamo scontrando contro i Gunslingers. Vediamo come va. Allora, Graves fa un botto di danni. Ovviamente Pantheon il danno più alto del game per ora, cioè del round per ora. Ma purtroppo, niente, credo che veniamo sconfitti così dai Gunslingers. E vabbè, siamo arrivati terzi in realtà. Sì, siamo arrivati terzi in realtà, che non è male. E niente, quindi questo è Pantheon, l'abbiamo visto insieme, abbiamo visto che è molto molto forte perché ha 120 di armatura di base, la sua ulti fa danno sulla salute massima e se avete il bonus dei draghi dovete schierarlo anche a livello 1 perché ha tantissima resistenza, con il bonus dei draghi ha la resistenza al danno magico e di per sé ha un'armatura di 120 che è più del triplo del normale, quindi ha tanta resistenza anche al danno fisico e in più la sua ulti fa davvero tanto danno. Vi ringrazio di essere stati con me, vi ricordo che domani lunedì dalle 14.30 alle 18.30 vado live su Twitch. A chi non interessa Twitch iscrivetevi al canale perché pubblicherò un sacco di video sia su TFT che su League of Legends e niente, grazie di essere stati con me, ci vediamo al prossimo video.